amici in diretta dalla città dei fiori, Fabio Musumeci, Dario Amodeo e la nostra Antonella Pangallo al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno Silvio. Abbiamo raggiunto. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. L'ora e mezza di sonno l'abbiamo raggiunta stanotte? O abbiamo fatto una? Più o meno. Mamma mia. Allora, va bene. Penso che un pochino si sente anche la voce, e quindi cerchiamo un pochino adesso di carburare le di prendere quello un po' di energie, perché poi sarà una giornata ed una notte impegnativa, perché qui la notte noi lavoriamo. Infatti questa è una cosa che è vera. Tra l'altro, allora, ieri mi permetto di dirti, hai fatto una domanda eccellente, che io avrei voluto chiedere pure io questa cosa a Carlo Conti e a Maria De Filippi, quando in conferenza stampa gli hai chiesto perché non si è pensato, ad esempio, per i giovani una sorta di spareggio come è avvenuto per i big. Ma io da quello come vivo qua la situazione, credo che per i giovani c'è stato molto spazio, assolutamente non nego, però quando c'è praticamente la gara, no? È normale che poi gli occhi sono puntati su più avanti, quindi sai, i ragazzi che sono stati eliminati un pochino poi vengono un po' anche un po' sonzi di morale, sai, un po' ci rimangono male proprio all'inizio. Avrebbe potuto fare tranquillamente, a mio parere, avrei fatto un cambio, avrei fatto usare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì stand by e poi venerdì il ripescaggio almeno di una. Che è una cosa anche secondo me molto giusta. Allora, ieri giornata. Ma anche per creare un pochino di attesa, come hanno fatto ieri con il Big, credo. Però insomma, formula vincente alla fine, perché ognuno poi ha le sue idee, no? Assolutamente. 10,5 milioni di telespettatori anche ieri, giornata meravigliosa, grande, perché sia per gli ospiti presenti c'è stata LP. Mica, insomma. Sì, guarda, io non ho ancora letto niente, devo essere molto sincera, perché in questo momento siamo stati tutta la notte per poter rubare uno scatto a Mica. Ecco, e gliel'abbiamo rubato, però poi alla fine questo scatto ce l'abbiamo fatto. Cioè, diciamo che siamo riusciti a fare un selfie, una cosa insomma molto uscito, però. Più abbiamo avuto Dario all'inseguimento ed è stato veramente anche lui, mi auguro che ritornerà tutto intero da un lato, perché è una folla. Ce lo troviamo a pezzettini, ce lo troviamo a pezzettini. E il nostro Fabio, Fabio invece cosa dice? Fabio anche lui lì pronto con le varie foto, poi le varie pagelle che domani gli darà tranquillamente su quello che come il festival, devo dire la verità, un lavoro di squadra importante, anche perché effettivamente io li nomino perché senza di loro determinati scatti, registrazioni, prendete con le dirette Facebook, cioè secondo me è importante. Lui ringrazio anche Fabio, perché in particolare non è, avete un po' visto, il potersi anche mettere subito davanti, cercare di farvi vedere anche una certa qualità, quindi io ringrazio questi ragazzi. Ma ritorniamo a ieri sera, sì. Perché ci siamo ritrovati a dire ma abbiamo visto prima un po' il concerto live a Casa Sanremo di Gigi D'Alessio, che è stato lì per noi a fare un piccolo concerto per chi ha insomma l'accesso a questa location che si trova proprio presso Piazza Colombo. E poi siamo andati alla ricerca proprio dei grandi nomi, in questo caso degli artisti che ci mancavano all'appello, quindi Mika, che avevamo visto in balconata, la classica balconata dove Mollica di lato all'Ariston, certo. Abbiamo fatto ieri un po' di dirette Facebook e riprese, però volevamo vederlo proprio ma tu per tu. E ce l'abbiamo fatta. Come è Mika? Com'è Mika dal vivo? Mika gli piace il vino, se volete sapere la verità. Ok. Uno smoking nero, era in piazza, dei ristoranti molto famosi lì, dove praticamente gli artisti non si sa come mai vanno a mangiare l'una alle due, ecco, ci dobbiamo chiedere che la gente poi arriva all'una alle due per andare a cenare.
Infatti, ieri comunque, se ti può essere utile, è stato trovato Beppe Vessicchio, si sa dov'è. Finalmente Beppe Vessicchio, lui è però di mica, che siamo riusciti a fare ecco, anche un selfie, anche lì devo dire veramente temerari tutti, e poi abbiamo incontrato Alessandro Gassman e Marco Gigliani, quindi insomma anche lì le foto d'obbligo ci sono state, e qualche video, diciamo, immaginate un po', poi avrete modo di poter vedere. Infatti tutto, ti volevo chiedere che cosa facesse Clementino, visto nella diretta che ballava sui tavoli. È uno showman. Termino con questo, per la notte abbiamo incontrato, era lì Elodie e Michele Zarrillo, questi sono. Ah, c'erano anche altri, io ho detto io, ma avranno fatto il pieno, invece era proprio pienissimo anche nelle taniche. All'inizio c'era Elodie, poi Mika, poi è arrivato, c'erano Gassman e Giuliani, poi è arrivato Michele Zarrillo, prima poi accanto c'era Sergio, però noi insomma eravamo lì per Mika, quindi abbiamo fatto veramente Mika e Gassman e Gigliani, che li abbiamo aspettato quasi dico proprio fino all'alba per poterli vedere. Poi insomma, siamo rientrati, un'oretta di sonno ci sta per poter poi affrontare questa giornata. Non so se ieri avete visto un po' di dirette Facebook e di video. Sì. Noi, visto Clementino. Esatto, noi rimandiamo sempre i nostri ascoltatori a vedere sulla pagina Facebook, e sono in tanti che lo fanno, anche perché abbiamo un riscontro molto positivo rispetto a queste dirette. Diciamo che le dirette sono quelle che fanno arrivare subito le emozioni, perché nell'immediato tu vedi, prendi Clementino, ha fatto uno show, ragazzi, che ieri ha impressionato la sala stampa, ha fatto teatro, ha fatto spettacolo, cabaret, di tutto. Infatti contenti dello ripescato. Esatto, ho notato questa cosa dalla diretta, ho detto complimenti, non pensavo, cioè un po' io lo seguo da prima che diventasse famosissimo, e sapevo che aveva delle doti oltre rispetto a quello della singola canzone da cantare. E invece per quanto riguarda la gara delle cover, vince Ermal Meta, Amara Terra Mia, dalla sala stampa, che riscontri ci sono? Tu sì, cosa ne pensi? No, vabbè, ma noi Ermal Meta, cioè tutti all'unanimità siamo contentissimi, quindi non c'è stato assolutamente nessuna, cioè anche, ci è piaciuta anche la versione di Paola Turci, però no, era lui per noi con le due voci, e lui il protagonista, anche per quanto mi riguarda il Festival di Sanremo, io è un artista già che ho sempre detto che seguo, e per me io ti dico anche il vincitore del festival, e se non lo è, diciamo, sarà a livello proprio di podio, sarà quello del 2017, questa è la mia proprio, come lo sarà, anche se sono usciti Tommaso Pini e Marianna Mirage. Questa sera ci sarà Antonella Virginia Raffaele, che torna come ospite all'Ariston, Robin Schulz, Luca Zingaretti, la moglie di Ramazzotti, insomma c'è tanta ciccia sul fuoco. Tanta roba, e noi avremo anche la giornata piena, ovviamente selezionando il tutto, cercando il meglio della giornata, perché in particolare avremo una serie di ospiti, come sia in conferenza stampa, e poi cercheremo anche di poter regalare ai nostri ascoltatori, perché è nata questa caccia al video personalizzato. Tutti, quindi, gli ascoltatori di Radio Studio 95 possono partecipare inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook. I vincitori hanno il messaggio. Al momento abbiamo avuto il messaggio da parte di Nesli e Mattia, e poi il messaggio di Alessio Bernabei per Alessandra, mi pare, Barbara, no, Barbara e Alessia, sì Alessia, allora. Sì, sono dice, sì. Vabbè, nomi, abbiamo una confusione di nomi in testa tutti quanti, che non si, vabbè, non si può. Penso che sia, come dire, è normale essere qua, è qualcosa che ti può sfuggire. Poi avremo pomeriggio Samuel, avremo anche, ed è questo anche importante proprio,
Erma Lammeta e poi anche tanti altri ospiti, quindi che potremmo fare le domande, chiedere Fabrizio Moro per le altre cose, poi adesso vediamo, mi sfugge, poi insomma vi terremo aggiornati. Cioè, ieri abbiamo avuto, siamo partiti con l'incontro di Sergio con Maria De Filippi, Carlo Conti, che tra le altre cose sono stati con noi circa oltre un'oretta e mezza, quindi molto carina anche Maria, che ha regalato una sua caramella. Mm-hmm. A chi? A te? Quindi, no, non a me, no. Non gliel'ho chiesta, chi? Ma una ragazza gliel'ha chiesta e lei si è stata alzata e l'ha portata, quindi molto disponibile sia la... Maria. La caramella di Maria, guarda che la rivendevamo un milione di euro. La caramella di Maria. Carlo, sì. Anche lui frizzante, si vede proprio che nasce dal mondo della radio, quindi è stato anche, ha fatto un in bocca al lupo a chi era in sala stampa ieri, addirittura ha fatto, vi dico, un piccolo sperato, dici, chi lo sa, spero che un giorno uno di voi in sala stampa potrà condurre il Festival di Sanremo. Questo è il lavoro che ha dato. Bellissimo. Noi che eravamo lì. L'ho detto anche durante la serata, lui sempre saluta le radio, è una cosa che lo distingue da altri conduttori. Ma io, Antonella, voglio strapparti, provare quantomeno a strapparti qualche vocina in più riguardo, ad esempio, questa sera i giovani, la finale. Chi secondo la sala stampa ha più chance di vittoria tra i giovani? Chi si aggiudicherà le nuove proposte? Allora, per quanto riguarda la sala stampa, il premio già ieri ha vinto un sacco di premi Maldestro, è un artista veramente notevole. Per le altre cose, ricordiamo che nel suo album c'è la canzone A più cura di te, che è la cosa sonora del film che uscirà ultimo di Gassman, quindi sì. Già è una certa importanza. Ecco, Maldestro da ieri ha vinto il premio con di Iannacci, che è il primo anno che è stato consegnato, c'era il figlio di Enzo Iannacci, e poi c'erano Battaglia, Dodi Battaglia, che hanno fatto la premiazione già ieri. Guarda, io ti posso dire che chi è? Sono stati tutti quanti bravi. Personalmente, a simpatia ti dico, non lo so, siete tutti bravi. Mi piace Francesco Guasti, Lele, però dai, io mi farebbe piacere, cioè Maldestro, sentiremo molto parlare di lui, mi scosterei perché, ecco, ripeto, ho già vinto tanto, ma io vorrei, ho la macchia Guasti. Quindi non c'è ancora una voce che arriva dalla sala stampa riguardo... No, anche perché la nostra preferita l'hanno tolta. In realtà noi volevamo Marianna Mirage, con la verità dalla sala stampa, che ricordo che Marianna Mirage fa parte sempre della scuderia di Caterina Caselli, sì, della sì. Sugar. Quindi la storia si ripete, io l'ho detto all'epoca con i Negramaro, quindi per me Marianna Mirage è quella che per le proposte giovani, l'ho detto dall'inizio, e continuo a ripeterlo, è Tommaso Pini che mi piace, e saranno sicuramente radiofonicamente premiati. Dei ragazzi che sono rimasti, personalmente la macchia, per il grande cuore che ha, veramente un ragazzo giovanissimo che parla di un sentimento in positivo, no, dell'amore quando finisce, e poi simpaticissimo Francesco Guasti, che tra le altre cose avrà delle collaborazioni con Marco Masini. Ah, bene, buonasera. Sì. Io sì. Al volo ti dico stessa, anche sarà la stessa management, quindi ci sarà possibilità di lavorare insieme. Sì, ti porto subito i saluti che ci sono arrivati immediatamente in questo istante su WhatsApp da Alessia e da Barbara, che ti ringraziano di vero cuore. Appunto, parlavamo del saluto di Alessio Bernabei e sono morte perché loro veramente non se l'aspettavano questa cosa, capito? Ma figurati. E sono veramente felici. Loro ci stanno ascoltando, quindi ti ringraziano davvero tanto. Ma noi lo facciamo col cuore, non ci sono problemi. Dove arriviamo, ragazzi, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo per accontentarvi. Io ringrazio anche
ieri il sindaco, poi Patrizia Crea, tutto il consiglio comunale, perché insomma hanno avuto delle belle parole su di noi, e poi so anche che vogliono invitarci appena rientriamo, quindi io li ringrazio anche per tutto l'affetto, per tutto l'appoggio, ma in particolare tutti i radioascoltatori che si stanno in questo momento facendo sentire sia a noi qui che siamo qua, e ci stanno proprio, sono contenti di quello che arriva, perché vedono un festival un po' diverso. Anto, ultimi 30 secondi, stasera cosa ci aspetta? Cosa ci aspetta? Ci aspetta la bella musica, ci aspetta una gara importante che è quella Puglia Sputati sui giovani, e qualche piccolo, chi lo sa, qualche cosa che potrebbe essere dei clipi, perché viene, gli stanno chiedendo di osare sia per quanto riguarda l'abbigliamento, mm-hmm, che per quanto riguarda qualche qualcosina lì proprio sul palco dell'Ariston. Sull'abbigliamento lei ha detto: io ho un'età e certe cose non le indosso perché non credo che mi possano stare bene. Questo è un po' quello che è. Ieri un po' più colorata, vediamo questa sera. Sicuramente lo spettacolo che sta continuando, lo spettacolo bello pulito di Carlo Conti, ci auguriamo che sia un pochino più stretto con i tempi, dico, questa è una cosa che ce l'auguriamo. Ieri sera Nicola Savina ha detto: questo è il pre-festival di sabato, sì, direttamente. Bene, Anto, io un po' tardi. Ti mando un bacione. Io volevo, vai pure, volevo, scusami, soltanto salutare e ringraziare nuovamente un po' gli sponsor. Sì. Questa è una cosa anche importante, perché io quando insomma ho preso dei contatti, adesso che quando abbiamo qualche collegamento, i vari saluti, il Bar Vittoria, il Caffè Crystal, che sono stati presenti. E voglio anche ringraziare una persona che se non avesse avuto lui, e devo dire la verità, avrei mollato anche la comunicazione con i miei internet. Grazie Domenico, grazie anche Domenico Toparello Baicella, che mi ha aiutato a livello proprio ieri, perché ero rimasta senza un byte, si dice. Sì, ok. Hai dovuto, ti servono 200 giga di fila, va bene. Mi ha inviato tanti giga per fare tutte queste dirette, le avevo tolte tutte, grazie a Domenico. Poi vorrei che ringraziasse voi tutti gli sponsor, perché io nomino Salvatore spesso e volentieri, perché lui insomma crede al festival come me che sono qui, e spero anche la prossima volta di vederlo qua, chi lo sa, lui che mi prepara, io e tu ma te lo auguro di cuore, bella mia, e io nella platea a fare il tifo per te, davvero. Noi la parola io eliminiamola, noi siamo una grande squadra. Radio Studio 95, Melito TV in pole position, da Melito Porto Salvo qui a Sanremo, e ci sentiremo prossimamente, no? Va benissimo, io ti mando un bacione e diamo la linea agli sponsor per l'appunto. Grazie Antonella, saluta tutti, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao, un bacione a tutti, ciao.